fare peperoni abbiamo bisogno dei peperoni, 300 g di carne macinato, un bicchiere e mezzo di riso, delle olive, 3 carote, 2 cipolle, 2 pomodori, un po' di prezzemolo, pepe nero, sale, olio di oliva, e 2 dado. Questi sono gli ingredienti necessari. 5 cucchiai di pomodoro. Quindi procediamo. Preparato il tegame per preparare il ripieno, invece qua una casserola con l'acqua per bollire per 2 minuti i peperoni. Mettiamo l'olio di oliva, la cipolla, come vedete l'acqua già bolle, quindi mettiamo i peperoni. Allora, quando la cipolla si è un po' ammorbidita, rosolata, raggiungiamo la carne. Aggiungiamo le carote, i pomodori, il pomodoro concentrato, le olive, il dado, pepe nero, sale. Lasciamo sul fuoco almeno 15 minuti finché vediamo che il nostro sugo è pronto. Allora ragazzi, dopo circa 15 minuti di cottura vedete come il sugo è già pronto. Quindi mettiamo il riso crudo. Allora, qualcuno mette il riso prima nell'acqua a bollire, invece a me mi piace di più così crudo, diventa più saporito. Lasciamo per circa 2-3 minuti insieme al riso. Metto al fondo la verza così evita di attaccarsi. Dei pomodori tagliati in forma rotonda. Dopo che abbiamo riempito il peperone, mettiamo il pomodoro qua. Allora, qua ho preparato, ho messo un po' di acqua con pepe nero, un po'
poi un mezzo dado. Allora, qua ho preparato un po' di acqua, ho messo pepe nero, metà dado e un po' di olio. E lo mettiamo. Come vedete, i peperoni sono con la fino alla metà con l'acqua, non ne mettete di più. Mettiamo il coperchio e lo mettiamo al fuoco per almeno 40 minuti, al fuoco molto basso, 40-50 minuti, al fuoco basso, basso, basso.